the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Sutil, che è al suo 12° anno fra i professionisti, e quando è iniziata la storia dell'FC Sutil a fine anni 90, ti saresti mai aspettato di arrivare così in alto, di avere addirittura ambizioni di salire in categoria superiore? No, mai, cioè, era sempre un sogno, però mai pensato. Io devo dire, è qualcosa che dopo 12 anni di professionismo è una bella cosa. Si può sognare addirittura una roba del genere. Penso che si vede il lavoro, quello che abbiamo fatto gli ultimi anni, si vede il lavoro che siamo passo per passo, anche se l'ultimo anno non andava come si aspettava, però vedo che siamo sulla strada giusta. Anzi, abbiamo adesso quest'anno, anche col bilancio siamo a posto, perciò abbiamo una società che è sana, che può andare in avanti. Tu sei lo sponsor principale, però qui ci sono tanti altri partner dell'FC Sutro. Che piacere ti fa vedere tutta questa partecipazione da parte dei soci, dei partner commerciali, degli sponsor? Ma io devo dire, quando sono entrato, quando ho visto tutta questa gente, ho detto vale, una bella cosa avere una famiglia così in Alto Adige, avere la famiglia che sta dietro in quel calcio, in quella società, una bellissima situazione, quella che abbiamo creato. That's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-ply, hefty bag of home. I love when you move me, everything is groovy, they don't like it so me. Compagnia del presidente della Lega Pro Mario Macalli, ospite speciale di questa serata di festa per l'FC Südtirol. Possiamo essere un po' partigiani, visto che insomma, seguiamo l'FC Südtirol e ne siamo media partner, dicendo che il fatto che l'FC Südtirol tenga molto alla sanità del proprio bilancio e il fatto che sia una delle squadre più giovani in assoluto di tutta la Lega Pro sposa un po' la filosofia che vuole portare avanti la Lega Pro? Sì, penso che sia la soluzione migliore per poter avere vita lunga, cioè non si può non programmare qualche cosa che è insito, che deve essere insito in ogni club di Lega Pro, cioè nessuno proibisce a un imprenditore di gestire la propria impresa come vuole, può fare investimenti finché vuole, ma non sono investimenti produttivi, qui c'è da investire a perdere, allora non è mai un investimento, è mettere dei danari per ripianare perdite o per rinforzare il capitale. Noi vorremmo invece cambiare strategia, girare di 360 gradi e far sì che se uno perde, perda il giusto, cioè contribuisca a ritornare al territorio quello che il territorio gli ha dato, come io ho fatto per tanti anni, però in una maniera corretta e giusta. Quindi noi dobbiamo puntare sui giovani, dobbiamo puntare sul vivaio che è un vivaio della nostra zona. Non ha senso andare a prendere giovani da altre parti. Va
vanto di Alto Adige TV è quello di avere un palinsesto sportivo fra Alto Adige TV e Trentino TV che non ha eguali in regione. Sicuramente abbiamo un palinsesto che non ha uguali, ma soprattutto abbiamo una piattaforma multimediale che non ha uguali, oserei dire, in tutta Italia. Quindi siamo presenti sulla TV, siamo presenti sul satellite, siamo presenti sul web, siamo presenti sul mobile e siamo presenti da poco anche sull'IPTV. That's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause oh, I swear.